Nella moneta celebrativa per l'Expo 2015 c'è un ideale albero della vita con 5 foglie per i 5 continenti e 5 numeri, 1,6180, che Laura Cretara ha voluto inserire quale sintesi di arte, matematica e scienza. Sintesi le cui radici sono tutte italiane. I 5 numeri sono infatti le prime 5 cifre del numero aureo, reso famoso da due grandi italiani, Leonardo da Pisa, noto come Fibonacci, e Leonardo da Vinci. La proprietà affascinante di questo numero venne scoperta da Fibonacci, che, risolvendo un'equazione di secondo grado, riuscì a trovare un modo per calcolarne il valore esatto. Valore che nessuno riuscirà mai a conoscere. Ecco la prima sorgente del suo fascino. Qual è il motivo? Per calcolarlo bisognerebbe avere un computer molto più potente di tutti quelli che noi scienziati si possa immaginare di poter costruire e che sia in grado di funzionare più a lungo di quella particella che è in tutti noi, è chiamata protone, la cui longevità va oltre 100.000 miliardi di volte la vita dell'universo, che è di 20 miliardi di anni. La scienza partecipa al fascino del numero aureo avendo in mano la massima quantità di tempo di cui si possa concepire l'esistenza, che non è un'esistenza filosofica, è un'esistenza scientifica, naturalmente c'è. Visto che siamo alla Camera dei Deputati, vorrei fare un esempio su cosa darebbe il numero aureo se applicato al rapporto dei deputati tra maggioranza e opposizione. La maggioranza dovrebbe avere il 62% di voti e l'opposizione il 38%. In questo caso il totale dei deputati diviso il totale della maggioranza sarebbe un numero 100% diviso 62% che fa 1,61. E il rapporto tra maggioranza e opposizione sarebbe 62% su 38% che farebbe 1,63 circa. La distanza dal numero aureo sarebbe inferiore all'1%. Il numero aureo stabilisce le proporzioni che troviamo nelle piramidi, nei templi di Agrigento, nel Duomo di Milano, nella Gioconda, nella Primavera di Botticelli e in tutte le opere di pittura, scultura e architettura, quindi cattedrali e chiese, di cui è ricca l'Italia. Sarebbe auspicabile che l'Expo 2015 inserisse la scienza nelle sue celebrazioni.